Riccardo Marcuzzo e Thomas sono rivali? Parla Bocchimpani. Thomas Bocchimpani e Ricky, come sono ora i loro rapporti? Thomas Bocchimpani ha rilasciato di recente un'intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato anche di Riccardo Marcuzzo. L'ex cantante di Amici ha infatti risposto alla domanda se ci fosse per caso una certa rivalità o gelosia tra i due. Entrambi infatti stanno calcando attualmente l'onda del successo, anche se è innegabile che il Marcuzzo abbia avuto un impatto più incisivo nel pubblico. Riccardo è infatti già al suo secondo album, e il suo ultimo singolo, come tutti gli altri, si è piazzato dopo alcuni secondi alla numero 1 della classifica. Thomas ha quindi affermato che con Ricky non c'è più lo stesso rapporto di prima, i due infatti non si sentono e non si scrivono. Bocchimpani ha però aggiunto: lo rispetto, lavora ai suoi sogni, come io ai miei. L'ultima volta ci siamo visti all'Arena di Verona, ci siamo dati un bel abbraccio fraterno. Insomma, stando alle parole del piccolo Thomas, i due non sono amici ma nemmeno nemici. L'ex cantante della quadra bianca di Amici ha parlato anche della sua musica, che per lui è stata lo strumento principale attraverso cui comunicare con gli altri, come infatti ha ammesso ha sempre avuto problemi a esternare i suoi sentimenti soltanto a parole, in quanto è un ragazzo molto introverso. Riccardo Marcuzzo, che rivalità con Thomas? Bocchimpani rompe il silenzio. Dopo il pensiero rivolto a Ricky, Thomas Bocchimpani è saltato di gioia, infatti fra poco compirà finalmente 18 anni e potrà quindi firmare i contratti discografici da solo. Thomas ha anche parlato del suo modo di fare musica, associato, come tutti sanno, al ballo. Anche all'interno del talent show di Maria De Filippi il ragazzo si è fatto conoscere grazie ai suoi passi di danza che volevano imitare il re del pop. A tal proposito, Bocchimpani ha dichiarato che da piccolo si era iscritto sia alla scuola di canto che alla scuola di ballo, in quanto non riusciva a tenere i piedi fermi. Poi, è stata proprio la passione per Michael Jackson che gli aveva fatto capire che poteva unire entrambe le cose. Infine, l'ex cantante di Amici ha ringraziato i suoi genitori, che sono per lui il suo punto di riferimento, anche durante il provino per il programma gli erano stati accanto, soprattutto la madre, la quale per permettergli di fare una prestazione ottima mentre faceva i vocalizzi, gli aveva preparato per colazione acqua calda e miele.